Allora, la nostra azienda nasce a Gavò nel 2003 da un'esigenza precisa, cioè mia moglie, Angela Muleddu, che è la titolare, è celiaca, scopre che ci sono altre possibilità dal punto di vista dell'alimentazione dietetica senza glutine, c'è la possibilità di mangiare dei prodotti di qualità, con ingredienti sani, genuini, che possano quindi soddisfare sia l'esigenza di un'alimentazione dietetica, sia l'esigenza di un'alimentazione sana. Da lì iniziamo come piccolo pastificio, iniziamo a produrre ravioli e cevadas, il prodotto piace, il mercato si amplia, aumentano le richieste anche di diversificazione dei prodotti e quindi inizia anche con una linea di prodotti da forno, salati e oggi andiamo su un catalogo di circa quasi 35 referenze, tutte certificate dal Ministero della Salute, con una filiera controllata perché noi facciamo il prodotto dalle basi fino al confezionamento, cerchiamo soprattutto di garantire la qualità del prodotto, oltre che chiaramente in maniera incontrovertibile il fatto che sia senza glutine, perché lo stabilimento è dedicato solo alla produzione di prodotti senza glutine, ma soprattutto noi puntiamo sulla qualità, cioè un prodotto che sia sano, non usiamo ingredienti chimici di sintesi, coloranti, conservanti, additivi, facciamo insomma un prodotto che non guarisca solo dalla celiachia, ma cerchi anche soprattutto di essere sano dal punto di vista nutrizionale. È una realtà all'avanguardia. Anche perché noi abbiamo iniziato in tempi non sospetti, ora della celiachia se ne parla moltissimo e purtroppo a volte anche un po' a sproposito, ci sono nel mercato delle aziende che producono senza glutine, senza badare a quello che poi in realtà è il contenuto nutrizionale dell'alimento, perché poi se andiamo a guardare gli ingredienti dei singoli prodotti, sono prodotti industriali, che se da un lato ti tutelano dall'apporto glutinico, in realtà poi ti caricano di grassi idrogenati, di conservanti, di additivi e quindi di tutte sostanze che in ogni caso poi possono provocarti altri problemi sul lungo termine. Noi invece ci riteniamo all'avanguardia in quanto già dall'inizio abbiamo sempre puntato su un prodotto di elevata qualità e soprattutto salutistico, quindi con l'uso di ingredienti naturali, laddove c'era la possibilità di inserire dei grassi, abbiamo usato i grassi naturali come il burro, l'olio extravergine di oliva, l'olio di semi di girasole, nessun tipo di additivo chimico, nessun tipo di conservante, nessun tipo di colorante. I nostri sono prodotti che noi, come diciamo, lo può fare la tua zia aprendo gli sportelli della dispensa di casa tua. E soprattutto quando leggi gli ingredienti capisci di che cosa sono fatti. Qui sono esposti solo una piccolissima parte dei nostri prodotti, che però sono rappresentativi delle nostre filiere. I prodotti da forno. I prodotti da forno sono, qua sono le ciambelle, sono delle frolle al latte, il savoiardo, che è il savoiardo della tradizione sarda, che si fa nelle nostre zone, noi veniamo da Gavoi, il tipo fonnese, che è anche senza lattosio. Poi abbiamo le basi pizze, che possono essere utilizzate così a crudo, condite, poi lavorate al forno, le cevadas, che è il prodotto tipico sardo, lavorato con una cagliata ovina, e su questo poi si potrebbe aprire anche un discorso su quali siano le farciture delle cevadas, anche non senza glutine, cagliate a volte di provenienza. Noi diciamo sempre, se ti bendano gli occhi e ti fanno assaggiare che cos'è quel ripieno, tu non sai di che cosa stanno parlando. Questa è una cagliata ovina. I frollini alla nocciola, sempre al burro, i ravioli, abbiamo quattro tipi di ravioli, e poi le pizze farcite, le margherite, le crostatine, abbiamo le miscele, produciamo e bilanciamo, abbiamo brevettato delle farine per potersi fare in casa i prodotti. Insomma, abbiamo una gamma molto ampia e ricca e pronta per soddisfare le esigenze comunque sia del celiaco in casa che del celiaco in servizio. Allora, questo è un piacevolissimo appuntamento rinnovato, questo è il secondo anno in cui noi partecipiamo e ci siamo trovati bene. Oltre alla location e alla logistica, che chiaramente è sempre all'altezza, parliamo sempre non per piaggeria, ma perché è effettivamente così, un buon afflusso di persone, soprattutto persone interessate, chi gestisce alberghi, negozi, distribuzione. Abbiamo preso